Buongiorno e buona giornata e buon giovedì 14 maggio 2020 a tutti. Bene, a breve manderò in diffusione il contributo vocale che ho realizzato poco fa, perché diciamo che oggi mi sono svegliato puntuale, non alle 7 ma alle 6, quindi ne ho approfittato un po' per gustarmi già le puntate, le sintesi delle puntate di WWE NXT. E ho l'Elite Dinamite. Bene, io mando il vocale, il contributo vocale in onda. Buon ascolto a tutti. Buongiorno e buona giornata e buon giovedì 14 maggio 2020. In questa nostra prima diretta via Facebook andiamo a raccontare quello che è accaduto in questa notte passata per le puntate per la guerra del mercoledì sera degli ascolti tra NXT, WWE NXT e All Elite Wrestling Dynamite. Innanzitutto partiamo dalla All Elite Wrestling Dynamite, dove ricordo che tra 9 giorni, a partire da oggi, ci sarà il pay-per-view Double or Nothing 2000, edizione 2020, con diversi match interessanti. Ovviamente tra i vari abbiamo il match per il titolo mondiale detenuto da John Moxley, aka Dean Ambrose in WWE, contro Lex Luger in WWE, Mr. Brody Lee. E ovviamente, come non dimenticare, uno degli ultimi match ufficializzati, ovvero Matt Hardy e l'Elite contro l'Inner Circle, capitanata da Y2J Chris Jericho. Nella puntata del 13 maggio a Dinamite, innanzitutto lo show si è aperto con i Best Friends, che hanno battuto i Jurassic Express. Poi la sfidante per il massimo titolo femminile detenuta da Nyla Rose sarà Hikaru Shida, che ha battuto nel contendership Fatal 4-Way Chris Statlander, Penelope Ford e Britt Baker. Kenny Omega e Broken Matardi hanno fatto insieme a Santana e Ortiz gran caciara, come si dice alla romana, e hanno battuto proprio Santana e Ortiz. MJF, dopo che ci ha trollato con il suo falso infortunio grave, ha battuto il jobber dell'occasione, Lee Johnson. Chris Jericho, altro squash match della serata, ha battuto Pineapple Pete, e l'Exalted One, Mr. Brody Lee, ha battuto Christopher Daniels. Ora passiamo invece al racconto di NXT, dove sicuramente una delle cose che ha fatto notizia in questa ultima puntata è il cambio delle cinture di coppia del brand da Matt Riddle e Timothy Thatcher all'Imperium, ovviamente capitanato da Fabian Archer e Bartel. Fabian Eichner, nostro connazionale italiano, quindi faccio personalmente i complimenti al nostro connazionale che, dopo aver purtroppo fallito l'appuntamento con le cinture di coppia di NXT Gran Bretagna un paio di mesi fa, finalmente è riuscito a vincere la sua prima cintura, ovviamente in duo. Ma c'è da dire che tra Matt Riddle e Timothy Thatcher si è creata una forte tensione a causa proprio del dissidio che è avvenuto durante la contesa tra Timothy Thatcher e Matt Riddle. I due poi più tardi nella serata si sono affrontati anche. Intanto Tegan Nox è riuscita a battere, scusate, Indi Hartwell,
Jack Atlas si rimette in carreggiata nel torneo ad Interim per decretare il campione dei pesi leggeri di NXT, battendo niente po' di meno che uno che è stato campione dei pesi leggeri, ovvero Tony Nese. Quindi Jack Atlas viaggia ora sul ranking di 2 vittorie a 1 sconfitta. Cameron Grimes vince, bisogna dirlo, contro Finn Balor, però grazie all'intervento di Damian Priest, che sembra avercela contro Finn Balor. Intanto, prima di questo match è stato ufficializzato. Il 7 giugno ci sarà NXT TakeOver in Your House, perché ricorre il 25esimo anniversario da questo grande show che appunto si tenne dovrebbe essere nel 94-95, quindi saremo a vedere come poi quali match ci proporrà lo staff dirigenziale e creativi. Jack Gallagher batte Isaiah Scott nell'altro match per il torneo ad Interim del titolo NXT dei pesi leggeri. Kaiden Carter batte Aaliyah e soprattutto Aaliyah diciamo, litiga poi con Robert Stone, perché quest'ultimo dice: questa sconfitta non mi è andata proprio a genio. Intanto Johnny Gargano e sua moglie Candice LeRae fanno un promo abbastanza deciso direttamente da casa loro. E come ho detto appunto prima, ora passiamo invece al main event, al match di chiusura della serata. Appunto c'è stata già subito la, come si dice, il faccia a faccia sul ring tra Matt Riddle e Timothy Thatcher, dove però ad avere la meglio è stato Matt Riddle. Sicuramente, beh, a me manca personalmente un po' Pete Dunne, comunque speriamo di rivederlo presto e chissà, magari per il TakeOver in Your House, magari una bella sfida come quella che potrebbe essere tra Damian Priest e Finn Balor, però insomma non ci dimentichiamo diciamo anche di Keith Lee, campione nordamericano, e poi ovviamente saremo a vedere nelle settimane a venire quale sarà il futuro e quali potrebbero essere i primi sfidanti per i neocampioni di coppia del brand giallo-nero, Fabian Eicher e Bartel, e settimana prossima, se non mi sbaglio, dovremmo avere una sfida che forse ci potrebbe definire la prima sfidante al massimo titolo femminile di NXT detenuta da Charlotte Flair tra Rhea Ripley e Yoshirai. Però andando di logica, come si dice, un bel rematch post-WrestleMania tra Charlotte Flair e Rhea Ripley ci sta, ricordando a tutti che comunque venerdì in quel di SmackDown, oltre al torneo per decretare il neo campione intercontinentale dopo la rescissione dalla cintura, dalla vita di Sami Zayn, che non si fa vedere ormai da tempo immemore, nello show blu del venerdì sera su Fox in America, ci sarà la presenza anche della regina della Queen Charlotte Flair. Io vi ringrazio, ricordo che questa diretta Facebook poi sarà disponibile, presumo Abbiamo attraverso salutato, Premiere istantanea sul mio canale ufficiale YouTube,
Inoltre ricordo come più tardi, magari nel primo pomeriggio, ci sarà anche la seconda diretta dove, non dimentichiamoci, ci saranno i miei pronostici a segno secco unico per quanto riguarda il calcio Serie A Bielorussia. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. I miei canali ovviamente li conoscete. Sono Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Grazie a tutti, alla prossima. Buon proseguimento di giornate. Ci becchiamo quanto prima. Ciao! Bene, spero vi sia piaciuto questo mio contributo vocale. Quindi, come ho già detto appunto nella mia auto intervista, adesso quando finirà la diretta, farò la mia solita operazione di scaricamento di questo video sul mio computer, grazie a grande Mozilla Firefox, e poi diciamo lo caricherò attraverso Premiere istantanea su YouTube. Grazie a tutti, di nuovo buongiorno, buon proseguimento di giornata, giovedì 14 maggio, a Trani qui un po' nuvoloso, ma speriamo che esca il sole. Ciao a tutti, ci becchiamo quanto prima, alla prossima, ciao!